Signore Gesù, vieni presto a salvarci. Mai come oggi sento il bisogno di fare questa invocazione per l'umanità intera. Abbiamo raggiunto traguardi impensabili a livello di scienza, di tecnica, ma l'egoismo, la bramosia, la corruzione, l'egocentrismo sembra rovinare tutto, sia a livello delle famiglie, sia a livello delle comunità, sia a livello dell'Italia, dell'Europa, del mondo. Dobbiamo tornare dal Signore, accettare la sua legge di amore, il giusto, il vero, il bello. Qualcuno di voi potrebbe dire: è utopico questo. No, accettiamo questo Dio che entra nella storia non con la potenza, diventa piccolo, diventa uno come noi, condivide la nostra vicenda, assume la nostra storia, i limiti, le contraddizioni, ma con il dono di se stesso ci dà la possibilità di cambiare, ci dona il suo amore per essere capace di amare. Diamo credito a quel nato a Betlemme, perché chi dà credito a questo figlio di Dio che si è fatto uomo, possiamo recuperare i rapporti tra di noi, a livello piccolo ma anche a livello grande. Vi supplico, ascoltatori ma anche lettori della Resecone Online, qualcuno potrebbe dire: ma è una cosa più grossa di noi, ma nel nostro piccolo lasciamoci trasformare da Lui. Ogni nostro gesto di bontà che parte dall'incontro con Lui cambia la qualità del rapporto tra di noi, e questa realtà diventa qualcosa che si diffonde. Siamo nella prossimità del Natale, accogliamo questo invito e l'insieme delle piccoli gesti di bontà, di onestà, di giustizia, di rispetto, di solidarietà, che cominciamo a cambiare il mondo. Allora il Natale del Signore è un Natale che dà speranza.